Periodaccio perché si confida a Magazine. La dama si sfoga e attacca Paolo e Biagio, ma anche l'ex Giorgio Manetti. In particolare, le viene chiesto che effetto le ha fatto vedere Tina e l'ex cavaliere insieme a Firenze con i loro rispettivi fidanzati sulla copertina di Nuove Vogue. A questa domanda Gemma risponde di non aver provato alcun effetto. Noi che sa che entrambi sono felicemente impegnati. Proprio nel corso della puntata andata in onda ieri, la Galgani è apparsa in realtà abbastanza infastidita da questo incontro casuale che la Cipollari ha avuto con Manetti. La dama torinese si dichiara stanca del fatto che Giorgio continua a fare dei commenti sulla sua vita e a esprimere giudizi su come si comporta. In effetti, l'ex cavaliere del trono aveva più volte detto la sua sul percorso che la Galgani sta continuando a portare avanti nel programma. Non solo, Manetti si è anche espresso sui ritocchini estetici di Gemma. Inoltre i consigli li accetto da chi può permettersi di darli, dichiara abbastanza infastidita la dama torinese. Tuttavia Gemma ci tiene comunque ad augurare ogni bene a Giorgio con la sua vita in campagna. Nonostante ciò, non prevede di chiedere a lui consigli o suggerimenti in futuro. Credo che abbia tante cose di cui parlare, senza ricorrere sempre a farsi pubblicità con il nostro trascorso, continua Gemma. La Galgani ammette di non nutrire rancore nei confronti di Giorgio e confessa che ricorderà per la sempre la loro storia come una delle più importanti della sua vita. Leggi anche. Poco dopo la Galgani conclude, basta davvero con le copertine al veleno sulla sottoscritta, non le merito e lui lo sa bene. La sua intervista prosegue con i commenti su Biagio. La loro conoscenza si è conclusa proprio nel corso della puntata andata in onda ieri. La dama sente di non avere ricevuto da parte dell'uomo nulla di straordinario, ma solo gesti ordinari, che riserverebbe a qualunque donna a cui è interessato. Lo ha deposition in text, poi si parla di Paolo, sicuramente Gemma non ha portato con sé un bel ricordo. Il cavaliere, nelle scorse puntate, ha fatto presente pubblicamente di avere dei problemi di salute, parlando anche di un possibile tumore. Sinceramente non credo che, se una persona ha gravi problemi di salute, possa fronteggiare con serenità un contesto televisivo a cui non si è abituati, sotto gli occhi di milioni di persone e senza far trasparire una pesantezza nell'animo, ma forse sta meglio o ti potrebbe anche interessare.